Ciao ragazzi, ben ritrovati in Underlink e bentornati su Bakugan, campione di Vestroia. Nello scorso episodio abbiamo fatto il torneo della spiaggia, nel quale abbiamo agilmente e anche piuttosto facilmente vinto tutte le sfide che ci si paravano davanti. Cosa ci riserverà il futuro? Boh, non ne ho idea. Kai, l'ho vinto tutti gli incontri. Benissimo, ottimo lavoro. Grazie, grazie. Stai andando alla grande. Miguel, ma. Ah, Miguel è il nostro amico, sì. Allora, quale premio riceverà Link per aver vinto il torneo? Tecnicamente non ha ancora vinto, deve sconfiggere me. Ah, a saperlo, lo facevo l'altra volta. Eccolo qua. Quindi dobbiamo riparlarci per affrontarlo. E ci fa due volte lo stesso dialogo. Affrontiamolo che è meglio, va. Yeah! Ah, bello. Ah no, ah no, ah no, ah no, allora. Allora, ho comprato un potenziamento, a dire il vero, che mi fa correre più veloce di Kyle. E guardalo come potenzio subito il mio Bakugan. Tra l'altro ho fatto anche altri incontri e devo ammettere che Barbetra si è potenziato non poco, molto molto, sono molto soddisfatto. Quindi capite che ha stordimento. Con stordimento mi sembra che io non possa fare nulla se non aspettare e magari prendere anche. Ok, ah, no, niente. La spinge, bello! Wow! Taglia artigli, quindi si fa la manicure. No, fa male. Dai, Barbetra, però. Intanto continuo a rubare un po' di core, perché almeno evito di farli prendere a Larry. Qua però ricevo danno. Se per favore la finiamo. Ancora? Ma da zero. Okay. Non posso neanche cambiare Bakugan, ragazzi. Dai. Oh. Allora, urlo di Darkus. Se non ho il sacrificio attivo fa meno danni. Ma sono comunque tanti, eh. Sono comunque tanti. Non mi lamento affatto. Certo, però questo Bakugan pure. Yeah! Ah! Urla, che cos'è? Ok. Fulmine! Non basterà sicuramente a mandarlo giù, ma gli faremo un bel po' di danni. Yeah! Allora, carichiamoci subito anche con un altro attacco. Buono! Tempesta Darkus con sacrificio ora. Abbiamo un po' di sacrificio attivo, quindi se usiamo un attacco che fa. Sacrificio, prendiamo anche noi un po' di danno, però facciamo anche più danni effettivamente, quindi è sia un bene che un male. Ok. Tra l'altro, quindi Bakugan Aquos ricevono più danno del Bakugan Darkus. E ottimo così. Devo solo aspettare che mi si carichi un attacco. Non avevo visto che aveva l'attacco di squadra pronto. Questo è un bel problema, effettivamente. E attacchiamo con palla di fuoco e via. Dovrebbe essere più che sufficiente, meno male, meno male. E uno in meno anche a lui. Ora siamo pari. Ok, sono carico a dire il vero. Aspetto a curarmi perché tanto non ho fretta. Mi sa che la scampo per un pelo, eh. Non basta, ma mi sa che ora lui. Ah no, non. Ok. Va bene, cambio anch'io, cambio allora. E anche questo è andato. Yeah! Wow. Mi ha dato del filo da torcere questo tipetto. Props a lui, però ragazzi. Manca un ultimo Bakugan. E dovrei farcela, ne ho ancora due io. Dragonoid che è messo male. Con pugno frantumante, attenzione! Anche un bel danno, nonostante la resistenza. Wow. Anche se è ora di far evolvere ulteriormente i miei Bakugan. Perché? Perché ora, però ci vogliono un sacco di Bitcoin. Bene, ok, cosa ha vinto Link? Quel ragazzo laggiù è il tuo ultimo avversario, si è iscritto proprio dopo di te. Ma credevo che non ci fossero più partecipanti. Beh, è arrivato dopo di te e i soldi aprono tutte le porte. Ha pagato una doppia tassa di iscrizione e questo campionato ha bisogno di fondi. Dov'è? Chi è? È questo?
Ehi, tu lo sai che ti batterò? Assolutamente no, intendo vincere. Intendiamo vincere, ok. Il mio Bakugan l'abbiamo già sconfitto tutti in questo torneo, pur essendo arrivati in ritardo. Questo round finale sarà decisivo. Devo combattere per forza, non posso neanche mettere qualche Bakugan davanti. Ok. Già cambia. Ottimo, quando iniziano con un cambio io sono sempre contento. Dunque, dovrei avere sacrificio attivo, però devo anche potenziare. Ah! Questo ha l'abilità che raccoglie i core senza lanciarli. Buono. Bravo, bravo per lui. Sacrifico un po' di punti, ma gli faccio anche più danni. Buono, molto buono. Aspetta, fammi attaccare, caro. Fammi attaccare, sì. Bravissimo, bravo, bravo, così. Pemmete, guarda un po', fulmine. Debolezza, buono. Aspetta, non ho ancora finito. Rimandiamo Cyrus. Che non è una buona cosa. Ah no, ha mandato lui. Bene, meglio. Perché ho premuto L pensando che fosse Cyrus, invece Cyrus era R. Meno male, meno male. Infatti volevo mandare lui io. Volevo mandare lui proprio per davvero, però dico ho premuto L per sbaglio e mando l'altro. Invece no. Mi è andata molto bene. Mi sono salvato proprio per fortuna. Meglio lei che qualcun altro. Meglio lei che qualcun altro con il team attack. L'ho fatto io. L'ho fatto io il team attack e ho sbagliato forse. Però almeno non può farmelo più lui. Questo tizio non è tanto forte alla fine. Ho sconfitto tutti quanti gli altri combattenti. Pure io, guarda un po'. E sto sconfiggendo anche te. Allora mandiamo. Ok, Dragonoid. E invece sì, ragazzi. Effetto laser. Via. Questo sarebbe più forte di tutti, eh. E allora, oh, yeah, Dragonoid e Barbetra. Un livello solo e posso evolverli. Bello scontro. Ehi, il tuo Bakugan è piuttosto forte, dove l'hai trovato? Cosa? Non sono affari tuoi. Ma l'ho ricevuto da un amico, forse è per questo che ho perso. Preston ha detto che sarebbe stato più potente. Preston, credi che si tratti del ragazzo del cantiere? Non hai detto che anche quel Bakugan erano di tipo Darkus? Aspetta, ne sei al corrente? Dimentica quello che ho detto, devo andare, ciao! E se ne va con il suo fare molleggiato. Sembra che i soldi non possano comprare tutto, te la sei cavata magnificamente con l'ultimo concorrente. Ah, quello è Vance, del club di combattimento Helena Heights. Molti ragazzi hanno trovato i loro Bakugan in quel modo. Facendoseli dare da Preston? Saida abita là, ok, perfetto. Grazie per le informazioni, Kyle. Ad ogni modo, non dimenticare i tuoi premi. 1000 bico. Possiamo andare a comprare l'evoluzione. Urlo di Darkus. Raffica di spade. Oh, attenzione, raffica di spade. Interessante. Due tagli artigli. Attacco feroce. Aquos Gillator. Bello, questo è bello. House Barbetra. Ragazzi, allora io direi di andare a comprare un attimino qualcosina per appunto potenziare i miei Bakugan. Per Pegatrix ci vogliono 7920. Cosa? Ma sei pazzo? Ecco, vedi, loro sono pronte le Evo. A posto. Sì, potevo aspettare di passare di livello, no? Ci manca davvero poco, però. Cavolo. Oh, e vai. Andiamo a questo punto a nascondiglio a parlare con Saida perché potrebbe avere informazioni su Preston. Eccoci qua. Saida, sai per caso qualcosa su un certo Preston? O comunque sia, sì, ho vinto anche un torneo di Zodiac Beach, nulla di che. Abbiamo scoperto che quel ragazzo si chiama Preston, è piuttosto popolare a Helena Heights, lo conosci? Sì, lo vedo quando vado a circolo con la mia famiglia, ma non ci siamo mai presentati. Ah, quindi lei è la ragazza ricca del gruppo. C'è sempre una ragazza ricca, un ragazzo scapestrato che in genere è personaggio, e un piccolo genio della meccanica che è la spalla del personaggio, no? Che a volte fa anche il comico. Mio fratello lo conosce, quindi potrebbe darti più informazioni. E il fratello di Saida si chiama Zain. Scritto. Potrei pronunciarlo Zain, perché si leggerebbe anche Zain, però
Zane sarebbe scritto Zane. Un po' strano. Allora, Helena Heights, interesting. Devo andare per negozi. Allora, mi dice di andare qui il punto, ma non. Ma non è che è lui. Va bene, ad ogni modo. Ehi, tu conosci Sai davvero? Che ci fai qui? Vuoi comprare anche tu le nuove sneaker Super Fab? O Fab? No, ma conosco Saida, ma non sono qui per le scarpe. Quindi non ti interessa la moda, il che spiega i tuoi vestiti. Ad ogni modo, vuoi combattere nell'attesa? Sì. Partiamo entrambi con un Darkus, ma il mio è più bello. Eh sì, il mio è evoluto e il tuo non sembra. Ah, ok, due Cerbero e un drago. Un dinosauro, voglio dire. Mo'. Bello però Darkus, cavolo. Sono belli i Darkus, accidenti. Tempesta Darkus, in ogni caso attivo il sacrificio. E se lo becco è meglio, grande. Ora, cerco di caricare Urlo di Darkus. Buono. Dovrei farlo fuori, se lo becco bene. No, 309, va bene. Ma dai, ma me l'ha preso lui. Guardalo. Certo, però, che se io passo sopra e non me lo prende comunque, è un po' la fregatura, no? Dovrei. Ok, B-Power e Dominio. Oh, ottimo. Questo è buono, questo è buono. B-Power e Dominio. Così, se faccio mana. Ecco, mana dal cielo mi dà un boost in questo caso con Dominio attivo. Ragazzi, bisogna anche giocare con l'intellego, non solo con la forza bruta. Vai, ora facciamo anche più danni. Buono, molto buono, bravissimo. O bravissima, qualunque cosa sia Pecatrix, maschio o femmina. Non importa. Lui ha cambiato e ha messo un Darkus, vediamo un po'. Resistente, eh. Guardalo, che figata! Ma dai, ragazzi, è troppo bello. Avrà anche un'altra Evo? Spero di sì. Ah, attenzione! Occasione buona per provare il nuovo attacco. Raffica di spade! Non male. Vediamo nella pratica. Ha la barriera però, ha un punto di barriera. Ondata di luce e se ne va anche il suo secondo Bakugan. Ok, perfetto, un altro è andato. Ragazzi, il secondo Bakugan se ne va. Entra il terzo e ultimo. Oh, wow, non finisce più sta lotta. Davvero, davvero lunga, però è stata anche bella perché, insomma, mi sono giostrato le abilità dei Bakugan. Ho giocato un po' più con l'intellego e meno con la forza bruta. È andata anche questa con ondata di luce, ragazzi. In teoria, Pegatrix ha fatto fuori due Bakugan, quindi dovrebbe ricevere almeno un punto per l'evoluzione. Se ne ricevesse più di uno, non dico nulla, eh. A dire il vero, dopo aver fatto l'evoluzione di Dragonoid di Barbetra, mi sono accorto che effettivamente, dopo averla comprata, mi sono accorto che effettivamente potevo aspettare e far salire di un livello anche loro e poi farli evolvere naturalmente. Ho fatto una stupidaggine, effettivamente. Ho speso soldi inutilmente. Però, sbagliando si impara. Questo è solo un videogioco. Va bene. Ovviamente lui è un po' altezzoso. Le tue abilità nel combattimento sono migliori di quelle del tuo senso estetico. Ma che cosa ci fai qui? Sto cercando una persona. Puoi aiutarmi? Beh, non finché indossi quei vestiti. Comprati qualcosa in questo negozio e poi potremo parlare. Eccolo qua. Ah, adesso si apre. Infatti prima era chiuso. Questa maglia la offre la casa. Ecco, sono Rohyper. Ok, grazie. Beh, vabbè. Non devo indossarla. Anche se credo di stare abbastanza bene vestito, no? Cioè, guarda che robetta che ho addosso. Giacchetta, pantalone, scarpe, capello anche. Ecco fatto, guarda prima. Dove posso trovare un certo Preston? Combatte con un Bakugan Darkus. Ah, quel moccioso viziato non lo frequento.
Bravo, a me almeno. So che negli ultimi tempi i suoi amici bazzicavano intorno a club di combattimento. Molti di loro hanno trovato un Bakugan, si credono i migliori. D'accordo, grazie Zain. O Zane, come vi pare. Dovresti seriamente comprarti qualcosa di nuovo in questo negozio, è un aspetto fantastico. Eh? Bisogna parlare con i ragazzi del club per scoprire qualcosa di nuovo. Sperando che non vogliano combattere. Forse lo conosco, a te cosa importa? Wow. Ah, devo combattere. Allora lo faremo nel prossimo episodio, raga. Ragazzi, sì, ci sono un sacco di combattimenti, effettivamente. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito anche questo video. Nel prossimo combatteremo tutti quanti gli scagnozzi di Preston e affronteremo, o meglio, cercherò di affrontare anche un'altra volta il boss in persona. Sicuramente ci sarà da affrontarlo, è la seconda fase. Io come sempre vi ricordo inoltre che in descrizione c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Bye bye! È uscito un po' strozzato, ma è uscito.